è un economista, è una professoressa ordinario del Dipartimento Cognetti, dove ha una cattedra Jean Monnet su European Migration Studies e ha creato un diploma internazionale in Migration Studies. La sua carriera è molto intensa, è stata si è formata in Italia ma soprattutto all'estero su questo tema e quindi, come dire, è una sicuramente una delle esperte più titolate a parlarci di questo problema da un punto di vista economico. È membro di una serie di istituzioni internazionali che si occupano di regolare proprio questo aspetto. E ha collaborato con l'OSCE, con l'OCSE, con l'ILO, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, la Commissione Europea, solo per dirne qualcuno, e proprio in Europa è una delle principali esperte sui temi migratori riconosciuta dalla Commissione stessa. E attualmente è anche co-chair di una task force sul G20 e sul tema delle migrazioni, G20 che in questo periodo l'Italia deve presiedere. E la sua pubblicistica, gli scritti, le sue presentazioni pubbliche su questo tema sono numerose e note. Non dirò null'altro per rubare tempo e lascio la parola ad Alessandra Venturini. Allora, grazie infinite. Dimenticatevi di tutto quello che avete saputo di me. Ricordatevi soltanto che il tema della migrazione va inquadrato e l'obiettivo di questa cosa è di inquadrare il tema della migrazione. Io cercherò subito di condividere con voi alcune slide che lascio ai vostri docenti chiaramente e l'obiettivo è quello di iniziare da informazioni, non mi scende, ecco, e di informazioni precise, perché si sente troppo, come diceva carinamente, come diceva precedentemente la collega Belluati, si sente troppo parlare di migrazioni, ognuno intende le parole in modo diverso. Allora, iniziamo dando una definizione. Chi è un immigrato? Allora, c'è una definizione delle Nazioni Unite che definisce immigrato solo chi cambia residenza e passa un confine con l'intenzione di restare almeno 12 mesi o di più. Capite bene che qui, con questa definizione, non si chiama immigrato chi viene semplicemente per poco tempo, chi fa turismo. E quindi è una, e su questa definizione vengono costruiti i numeri. Allora, a livello, quanti sono gli immigrati? Quelli che rispondono a questa definizione? Sono più o meno 320 milioni nel mondo, ossia il 3% della popolazione mondiale. Tantissime persone si muovono da un paese all'altro, superano un confine. In Europa ci sono più o meno 57, 60, 60 milioni di migranti e rappresentano il 10% della popolazione europea. Vi può sembrare tanto o poco il 10%, ma vuol dire che sono una parte strutturale dell'Europa. In Italia, l'Italia è entrata tardi in questo tema, perché ha avuto per tanto tempo solo emigrati, sono dai 5-5 milioni e mezzo e sono il 10% della popolazione. Bisogna distinguere tra stock e flussi. Allora, lo stock è la popolazione che è nel paese almeno 12 mesi e anche di più. I flussi sono quelli che entrano. Si crede tanto che il flusso più importante dei flussi migratori sia dal sud del mondo verso il nord, invece la migrazione è molto più importante tra paesi di quello che si chiamano il sud, cioè tra paesi africani, mentre è in crescita la migrazione verso il nord. Come entrano gli immigrati nei paesi di destinazione? Entrano. I migrati regolari entrano attraverso tante porte. C'è la porta del lavoro, cioè entrano per andare a lavorare con un permesso di lavoro, entrano come ricongiungimenti familiari, entrano come studenti o entrano come richiedenti asilo. Ora, voi sentite spesso parlare solo di richiedenti asilo, specialmente in questo momento, non sentite mai parlare di ricongiungimenti familiari. Oppure sentite parlare di migrazioni da lavoro, ma in realtà
la maggior parte delle persone entrano come ricongiungimenti familiari. Guardiamo un attimo allo stock degli immigrati, da dove vengono gli immigrati. Voi vedete questo grafico, non è un grafico recentissimo, ma le cose non sono cambiate. Questa area blu, che è la più importante, 20 milioni, si tratta di mobilità di cittadini europei. Quindi vuol dire che è un numero molto elevato. E perché ci sono così tanti cittadini europei che si muovono all'interno dei paesi europei? Beh, ci sono così tanti perché c'è all'interno dell'Europa la libera circolazione dei cittadini, quello che si chiama Schengen, l'accordo di Schengen. Io posso andare in Francia senza bisogno di un permesso, di un visto. È uscita ora l'Inghilterra, ci vorrà un permesso, un visto, ma l'Europa è riuscita a costruire un'area di libera circolazione dei cittadini. Quindi questi hanno una normativa europea particolare. Gli altri ne parleranno meglio i miei colleghi. Gli altri che vengono da quelli che si chiamano i paesi terzi sono la maggioranza. Allora i paesi terzi rientrano nelle normative nazionali, cioè la Spagna fa entrare chi è più affine. Il Portogallo, per esempio, ha tanti immigrati dal Brasile, che è un'ex colonia portoghese. La Francia ha un sacco di immigrati di origine africana. Perché dal Maghreb soprattutto, perché sono ex colonie, quindi studiano anche il francese, ma i flussi più importanti vengono dall'Asia e dal Midwest, cioè dall'area del Mediterraneo, dal Nord e Sud Africa e poi dall'America Latina, oppure da altri paesi europei. Questa distinzione ci permette di capire che la migrazione in Europa non è uguale, perché ci sono normative diverse, è più facile muoversi tra paesi europei che tra paesi extraeuropei e che l'Europa è meno forte nel condizionare i paesi nel definire le porte di entrata. Ora, questo è un grafico sui permessi di soggiorno per entrare. Questi 32% sono i cittadini europei che hanno un accordo particolare, gli altri entrano secondo questi canali. E voglio ugualmente risottolinearvi che il 38%, scusate, era il 38% erano. Il 38% sono ricongiungimenti familiari, il 17% per motivi di lavoro e solo il 9% per richiedenti asilo e il 4% per studio. Noi sentiamo parlare solo di richiedenti asilo, ma quando si parla di immigrati e immigrazione bisogna considerare gli altri canali. E vedete qui per tipo di nazionalità. Vedete, i marocchini sono una migrazione antica dove i ricongiungimenti familiari sono il 70%. E per esempio i turchi sono una migrazione antica in Germania. L'Ucraina invece sono una migrazione recente, sono quasi tutto per lavoro. I cinesi vengono prevalentemente per studiare, difficilmente si fermano. I siriani, come sappiamo tutti, purtroppo vengono prevalentemente come richiedenti asilo. Vi ho messo anche una slide dell'Italia per farvi notare che questa linea tratteggiata sono i ricongiungimenti familiari, ma questi sono flussi, quei dati che vi ho fatto vedere prima sono stock. Questo vuol dire che anche nell'ultimo periodo, quando si parla tanto di richiedenti asilo, non si tiene conto che i ricongiungimenti familiari rappresentano il canale più importante di entrata nel paese. Non per dire che non si deve parlare di richiedenti asilo, ma semplicemente per sottolineare che si dimenticano gli altri canali di accesso. E data la recessione dell'ultimo periodo del 2008, così i permessi per motivi di lavoro sono diminuiti. Questo anche perché qui questo è un grafico che fa vedere come le domande per la produzione internazionale siano cresciute tanto nel 2015 e nel 2016. Ma dove vanno i richiedenti asilo, i rifugiati? Beh, vedete, in Europa ne arrivano pochissimi e pochissimi sono riconosciuti rispetto alla popolazione totale. Sono l'1%, meno dell'1%, mentre in altri paesi sono il 13% della popolazione. Alessandra, ti rimangono 2 minuti, così Vado ti ringrazio velocissimo. forte. Grazie.
Questo ha creato una grandissima attenzione al fenomeno e se noi guardiamo l'opinione di tutti, vediamo che c'è una crescita esponenziale all'attenzione del fenomeno, quando il fenomeno non è così nuovo e così importante. E vedete, il punto blu vuol dire quanti sono in realtà, il punto rosso quanti sono percepiti. E c'è un enorme divario tra percezione e realtà del fenomeno. Quindi abbiamo detto che la competenza della libera circolazione dei cittadini europei è una competenza europea, tutto il resto resta in mano alle scelte dei Paesi membri, anche sul tema dei richiedenti asilo è nelle mani di un accordo europeo dove però i Paesi membri intervengono enormemente, soprattutto perché quando voi vedete le domande di riconoscimento della protezione internazionale, la maggior parte dei paesi non riconoscono gli immigrati internazionali. Qui lo stesso, ottengono protezione internazionale in media a livello europeo solo 60%. E questo è perché non è chiaro, si usa questo canale anche per altri motivi. Due cose ancora, solo l'effetto degli immigrati sul paese di destinazione hanno un effetto sulla popolazione perché c'è un invecchiamento della popolazione molto elevato, sul mercato del lavoro perché occupano posizioni che non hanno, sul mercato dei beni perché consumano e sulla cultura del paese. L'integrazione degli immigrati, un'ultima cosa solo sull'integrazione degli immigrati, è un fenomeno che parte dal paese di origine, ma che è influenzato dalla struttura economica del paese di destinazione. In Germania c'è il 4% di tasso di disoccupazione, in Italia il 12%. È più facile integrare gli immigrati dove c'è, salto queste due slide che poi potete vedere. E questa è un'idea di quanto gli immigrati sono integrati al mercato del lavoro. Vedete, la linea nera sono i nazionali, la linea verde e blu sono gli immigrati. Blu quelli europei, verdi. Nel mercato del lavoro femminile è ancora più difficile. L'Europa fa molto per cercare di integrare gli immigrati, ha un fondo, il FAMI, per le politiche di integrazione, ma è necessario fare di più. Troverete in fondo anche un riferimento a dei dati sull'Europa e i colleghi successivi parleranno in modo molto concreto delle politiche per l'inserimento dei richiedenti asilo. Grazie. Grazie Alessandra.